Presidente, qual è la situazione in provincia di Savona? Ma la situazione è una situazione complicata, fortunatamente non tragica, perché innanzitutto non contiamo dei morti. La vicenda del treno poteva tranquillamente finire in una strage, perché ed è la cautela con cui oggi si comincia a lavorare, non avendo fortunatamente avuto morti nel momento dell'incidente, non li vogliamo avere certo nel momento in cui si lavorerà. Quindi bisogna oggi partire con la certezza di avere una situazione solida alle spalle. Abbiamo le interruzioni sull'Aurelia, in modo particolare questa, che isola Andorra dall'altra parte, che è quella un po' più complicata, le altre sono state rimosse. E poi tantissime frane nell'entroterra, di piccole dimensioni, quasi tutte le abbiamo già tolte e rimesse a posto. In un paio di casi, Casanova e Testico, ci sono invece investimenti importanti da fare. E oggi la cosa che stiamo organizzando, su cui la provincia è impegnata in prima linea, è il tentativo di diminuire al minimo il disagio di quello che, ahimè, ancora per qualche mese vivremo. Quindi con la TPL, l'azienda dei trasporti della provincia, e ringrazio il direttore Gomellini e tutti quelli che stanno lavorando in questo momento, l'organizzazione di un servizio minimo che riesca a sopperire alla mancanza del treno per i lavoratori, per gli studenti, per i tanti pendolari che ogni giorno prendevano il treno e lo utilizzavano. Per ciò che riguarda invece il pedaggio autostradale, che è l'altra cosa importante, domani l'occasione dell'incontro col ministro Lupi mi pare ghiotta per chiedere a lui anche l'intervento sulla diminuzione del pedaggio. La diminuzione del pedaggio spetta alla concedente e non alla concessionaria, quindi al ministero. Lo Stato prende il 30% degli incassi dell'Autofiori, deve essere il primo che ci autorizza a cominciare a ragionare di diminuzione del pedaggio. Glielo chiederemo domani, speriamo domani di arrivare da Roma a questo punto con più di una risposta positiva.